Cerchi solo uomini ricchi. Allora, ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio fare questo video per sfatare qualche gossip, per farmi conoscere un pochino meglio, per affrontare qualche dubbio che avete su di me e in linea generale anche per rispondere a qualche curiosità che pensate su di me, e vi dirò in questo video se è giusta oppure no. Quindi è un video sulle assumptions, come avevo fatto tantissimo tempo fa, ma ho pensato fosse il momento giusto per rifarne un altro. Vi ho chiesto su Instagram di lasciarmi le vostre supposizioni, quindi andiamo a leggere direttamente dalle vostre domande. Vi anticipo che alcune sono abbastanza cattivelle, altre invece sono semplicemente delle idee che voi avete su di me. Andiamo a vedere se sono giuste oppure no. Sei contro le avventure di una notte? Allora, non sono contro a niente, nel senso che ognuno fa quello che si sente di fare, cioè io sono la persona meno giudicante a questo mondo, non me ne frega niente. Io non sono personalmente mai riuscita ad avere avventure di una notte, perché non riesco a lasciarmi andare con una persona a meno che io non la conosca molto bene. Non sono proprio mai riuscita, e questo ho sentito non tanto tempo fa, che si chiama essere demisessuali, cioè pensavo fossero tutti così, ma non è così. Praticamente fino a quando non ho un trasporto anche emotivo, psicologico verso l'altra persona, io non ho proprio il trasporto che potrebbe poi portare a un'avventura di una notte, cioè è proprio una cosa che va contro la mia personalità. Se non conosco almeno un po' una persona, se non mi attrae anche mentalmente, anche come persona, non solo fisicamente, io proprio non ce la potrei fare, ecco. Però è una limitazione mia e non sono contro assolutamente a niente. Tantissime mie amiche hanno avuto avventure di una notte e ascolto tutte le loro avventure, disavventure, tutte le loro storie, ma non è una cosa che fa parte di me. Né per fortuna né purtroppo, non fa parte di me e basta. Ti sei pentita di aver usato Tinder? Se appunto non mi seguite da un po', il mio ultimo fidanzato l'avevo conosciuto su Tinder, app che avevo scaricato per gioco perché volevo farci un video. C'era in quel periodo un sacco di video americani di ragazze che facevano scegliere il proprio outfit alla loro Tinder date, e io avevo una mezza idea di girare questo video, quindi avevo scaricato Tinder ed avevo poi conosciuto quello che è diventato il mio fidanzato per oltre un anno, che poi si è dimostrato tutto l'opposto di quello che diceva di essere, cioè mi ha mentito su talmente tante cose che io mi sono resa conto poi solo alla fine che potete capire che di quest'app adesso non è che io mi fidi tantissimo, cioè già non conoscevo il mondo delle app di dating e questa esperienza, diciamo, mi fa essere ancora più diffidente. Ho sentito un sacco di psicologi, psicoterapeuti parlare di come tanti predatori, tante persone comunque tendenti ad essere pericolose, usino questa tipologia di app per ottenere i loro obiettivi. Questi psicologi dicevano che non tutte le persone ovviamente su queste app sono così, ma ci sono anche quelle persone, quindi c'è ovviamente da stare attenti. Poi alla fine c'è una mia cara amica che ha sposato un ragazzo conosciuto su Tinder, loro stavano a Londra, si sono conosciuti là, e adesso hanno due bambini, sposati, hanno due bambini. Io conosco anche lui ed è una bellissima persona, quindi in realtà non vuol dire niente, ecco. Però bisogna stare attenti su queste app perché la gente non si conosce mai davvero bene, quindi purtroppo si rischia di fidarsi della persona sbagliata. Il mio problema con queste app è che tu, nel momento in cui incontri una persona che ti piace, è come se fosse già preconfezionato, cioè fosse già per scontato il fatto che nascerà una storia, cioè non c'è quella parte che nelle relazioni che nascono spontaneamente, poi ditemi se sbaglio perché magari è un'idea che mi sono fatta ma non è esattamente così, per quanto mi riguarda mi sembra che con queste app sparisca tutta la parte in cui si va dall'essere conoscenti all'essere amici frequentanti, cioè manca secondo me tutta una parte in cui ci si conosce, che è un po' quel periodo in cui capisci se la persona può fare il caso tuo oppure no, la conosci almeno un pochino prima, mentre con questo tipo di app, e non c'è solo Tinder, ce ne sono tantissime altre ovviamente, io non le conosco, ho scaricato solo quella, di
di solito non ci sono amici in comune, quindi nessuno di quelli che conosci tu conosce questa persona, che neanche quella è una garanzia, ma almeno quello, con Tinder appunto questa cosa non c'è, quindi tu ti fidi completamente di questa persona, non ci sono amici in comune, non ci sono persone comuni, e quindi tutto quello che quella persona ti racconta della sua storia, delle sue amicizie, delle sue storie passate è quello che per te poi è la verità, cioè nel senso tu devi credere a quelle cose là, quindi secondo me è un po' più rischioso, soprattutto per noi donne, da utilizzare. Per quanto mi riguarda non ho più Tinder, non ho più nulla di queste app, perché non sono interessata proprio a conoscere nessuno, onestamente, però neanche se fossi interessata a conoscere qualcuno non penso che lo farei tramite app. Già ho gli amici che mi vogliono presentare altre persone, io sono là che dico no grazie, quindi ecco, non mi serve anche l'app. Stai frequentando qualcuno? Allora, quando sapete che sono single, questa cosa mi viene detta continuamente, quindi ne approfitto in questo video, se non si fosse già capito. No, non sto frequentando nessuno per il momento, non voglio neanche frequentare nessuno, e quindi sfatiamo questa cosa, perché esiste anche l'essere single. Esiste anche l'essere single, io sono molto fiera di saper stare da sola, perché anni fa non ero propriamente capace. Ma io ho fatto, prima della mia ultima relazione, ho passato 3 anni da single in cui sono stata benissimo e voglio continuare su quella via lì, diciamo, ecco. E se dovessi conoscere una persona che mi colpisce, meravigliosa, eccetera, ovviamente non scappo dall'altra parte gridando, urlando, strappandomi i capelli. Se dovesse succedere, vedremo, ma non è una cosa che cerco, sto rifiutando, anzi, potenziali per il momento, e quindi no. E se dovesse succedere, quando succederà, devo un attimino capire, perché io sono sempre stata molto aperta con voi, e quindi anche in una storia nuova, pur aspettando sempre quei 6, 7, 8 mesi prima di dirvi che c'è una persona nella mia vita, ho sempre aspettato, ma l'ho comunque fatto sempre troppo presto, perché questi uomini continuano ad imbarazzarmi, come la canzone di Sabrina Carpenter, continuano ad imbarazzarmi, e quindi io non ve li voglio manco presentare più, cioè se ce ne dovesse essere un altro non so neanch'io veramente se presentarvelo, se parlarvene, perché ho la sensazione di avervi presentato persone che non meritavano di essere presentate al mio pubblico. Quindi è una cosa a cui magari penserò nel momento che arriverà, però per il momento no. Questa è una cosa che negli anni mi sono sentita dire spesso da voi, qui sul mio canale, sui miei canali, e non capisco perché. Cioè, hai sempre fatto più fatica a fare amicizia con le femmine che con i maschi. E non è assolutamente così, la maggior parte delle mie amiche sono femmine, io mi trovo bene con le mie amiche donne, ho anche amici maschi, non sono tanti, sono pochi, scelti, selezionati come Neil, e ovviamente ci sono i mariti e i fidanzati delle mie amiche a cui voglio un gran bene, ad alcuni voglio veramente tanto bene. Ma in linea generale io sono sempre andata molto d'accordo con le ragazze. Ho sempre avuto una migliore amica a cui ero super attaccata dai tempi della scuola, amiche che vedo ancora adesso dopo 20 anni che ci conosciamo, e appunto sono per la maggior parte donne, quindi. E poi posso dire una cosa, io ho qualche perplessità, vi dirò, sulle donne che dicono, adesso non so chi dica questa cosa, quindi parlo super in generale, però ho sempre avuto qualche perplessità sulle donne che dicono no, ma io non sono come le altre ragazze, io non ci vado d'accordo con le ragazze, io vado più d'accordo con gli uomini. Perché non vai d'accordo con le altre ragazze? Cioè, perché? Come mai? Cioè, ci sarebbe da farsi due domande. Personalmente, nella mia vita ho conosciuto un paio di ragazze che dicevano questo, e sia io che altre ragazze ci siamo rese conto perché fosse così. Perché erano un po' invidiosette e tendevano a mettere zizzania. Quindi, ecco, non che per forza chi dica così, appunto, magari ha avuto semplicemente sfiga, ha conosciuto le donne sbagliate, però io vi do un consiglio, non fidatevi subito di chi vi dice così, perché di solito non sono proprio donne che supportano altre donne, ecco, l'ho detto. Anche l'amicizia ti ha deluso e ancora non hai trovato la tua amica del cuore. Allora, io approfitto per rispondere a questo commento, perché internet e i social media sono un posto veramente strano, cioè quello che non si vede nei miei video per le persone non esiste. Io ho amiche
che mi porto avanti dall'asilo, dalla scuola elementare, dalla scuola media, dalle scuole superiori, che conosco da 20, 25, 30, 35 anni, da quando eravamo veramente, cioè ancora col pannolone, e tuttora sono mie care amiche. Lo scorso, no, non era il weekend, inizio settimana sono uscita con un'amica che io conosco da 22 anni, eravamo piccole entrambe, e così ho tante amiche che mi porto avanti da tantissimi anni. Amiche di cui voi non avete mai sentito il nome, amiche che non avete mai visto, perché sono persone a cui non interessa stare sui social. Sono persone timide, riservate a volte, o che semplicemente non vogliono apparire in videocamera, e io rispetto le mie amicizie. A volte, se sto filmando magari un vlog o un video e vedo un'amica che non vuole essere ripresa, lascio stare completamente la videocamera, non la tiro proprio fuori durante tutto il tempo in cui sto con lei, e mi sembra giusto perché le mie amiche non mi hanno conosciuta come una vlogger che stava sempre con questa videocamera, quindi adesso devo forzargliela lì in faccia. Non è, appunto, non è una cosa che faccio, non è una cosa che ho mai fatto, e quindi molto spesso mi dite: ma non hai tanti amici? Non si vedono nei video? No, non si vedono nei video, però ci sono. In realtà gli amici che non vogliono farsi vedere sono molti di più rispetto a quelli che si fanno filmare, quindi voi conoscete molto poco delle mie vere amicizie, però va bene così. Gli amici che mi conoscono, con cui io parlo e mi confido, non hanno bisogno di guardare i miei video o di partecipare ai miei video, perché abbiamo un'amicizia che con i social non c'entra nulla. Quindi assolutamente no, ho più di un'amica del cuore, e nonostante le nostre vite super impegnate, i miei viaggi, la loro famiglia, perché alcune hanno figli, alcune anche più di uno, riusciamo sempre a stare in contatto, a vederci. Se non riusciamo a vederci, ci scriviamo, ci sentiamo sempre, ed ho amiche che quando io ho bisogno, anche se non le vedo da secoli per un motivo o per l'altro, che quando io ho bisogno loro ci sono sempre, fanno anche più di quello che io chiedo loro, perché magari si preoccupano per me o vogliono starmi vicino. E quindi nelle amicizie mi ritengo più che fortunata, perché negli anni ho avuto tante amicizie, ho conosciuto tante persone e ho scelto e selezionato le persone più genuine, che mi vogliono bene davvero, a cui io voglio un bene immenso e che voglio con me, accanto a me, nella mia vita. Perché pensiamo tanto all'importanza dell'avere il partner giusto accanto a noi, ed è vero, perché tutte le persone che ci circondano comunque hanno una influenza non indifferente sul nostro umore o sui nostri pensieri, le nostre idee, la positività. Ma vi invito a riflettere, perché è anche molto importante scegliersi le amicizie giuste, perché hanno la stessa influenza su di noi, se non di più, di un partner. Cerchi solo uomini ricchi. Allora, a parte che io ho avuto ex che erano squattrinatissimi, quindi questo non so da dove esca veramente, ma in realtà a me basterebbe che dividessero le cose a metà, cioè almeno che volessero pagare la metà del loro affitto e delle bollette, già sarebbe tanto. Quindi se questo vuol dire ricco, che almeno divide le cose a metà, non lo so, perché io questa cosa non l'ho ancora vista nella mia vita. Mi piace andare a letto presto. Allora, io non so da quanto tempo tu mi segua, ma non penso sia tanto, oppure ti è sfuggito qualcosa. Io non vado mai a letto presto, io sono la night owl, come si dice in italiano, una creatura della notte, ok? A me piace stare sveglia la notte, a me piace la sensazione di pace che c'è di notte, a me piace lavorare la notte. È un momento, la notte, in cui veramente io ho le idee migliori. Mi vengono in mente, cioè, cose geniali, sono super produttiva, cioè a volte mi metto a pulire la casa, vi giuro, quindi non è assolutamente così. Sono sempre stata così fin da piccola. Mi ricordo che della scuola la cosa che più mi dava fastidio era solo svegliarmi presto, cioè le materie, i professori, cioè era tutto ok, a me mi dava solo fastidio svegliarmi presto. Quindi no, non sono assolutamente una che va a letto presto, cioè io proprio no. Chiunque mi conosca sa che non è così. Ovviamente lo faccio quando ci sono esigenze lavorative o magari sono in viaggio e devo svegliarmi presto ed ho un programma da seguire, ecco, quindi in quel caso sì, ma se non ho impegni di lavoro e devo fare solo il mio lavoro sui social media e posso gestirmi gli orari che voglio, non vado mai a letto presto,
mai. Allora, perdi interesse in una persona se non rispecchia le tue aspettative. Allora, ma non saprei, non ne sono certa, non penso di crearmi particolari aspettative sugli altri in realtà. Ma una cosa è vera, sarà che sono Scorpione, non c'entrerà niente il mio segno zodiacale, non lo so, ma io sono così, se mi deludi io sparisco completamente, non mi metto a litigare, non faccio scenate, io sparisco completamente, non sentirai mai più nulla da me, potrai tornare sui miei profili social e guardarmi da lì, ma non ti parlerò mai più, non mi vedrai mai più, non mi sentirai mai più. E questa è una cosa di cui vado molto fiera, perché è un meccanismo di protezione che ho, perché ci metto veramente tanto a sentirmi delusa da qualcuno, cioè significa veramente che me ne hai fatte non una, non due, non tre, ma 50, perché io le prime manco le vedo, ok? Perché io sono talmente, se non ho cattiveria io penso non ce l'avranno neanche gli altri, e allora non mi viene neanche in mente, quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta volta penso no, mi sono sbagliata io, ma no, avrà avuto un giorno così, ma no, si sarà spiegata male, ma no, avrà risposto così. Invece quando finalmente arriva il momento in cui capisco che quella persona non fa per me, per un motivo o per l'altro, non mi interessa semplicemente avere quella persona nella mia vita e quindi io sparisco del tutto e per sempre. Secondo me, i gusti abbastanza difficili sul cibo, preferisci le cose semplici. Andiamo però da un argomento all'altro. Allora, questa cosa è tanto vera. Ho i gusti non abbastanza difficili sul cibo, molto difficili sul cibo. Da quando sono piccola che mi sento dire che sono schizzinosa, che sono una picky eater, che dovrei ampliare il range di cibi che mangio. Poi cosa, da piccola mi dicevano, vedrai che quando sarai più grande queste cose ti piaceranno. No, non è vero, mai successo. Oppure mi dicevano, ma perché non inizi, dai, assaggia. Poi assaggiavo e oh mio Dio, cioè non mi è mai andata bene. Io nella mia testa i cibi li divido in tre categorie. Ci sono cibi che mangio e che mi piacciono, ci sono cibi che mangiucchio, che non amo ma che possono passare, e ci sono cibi che non mangerei mai nella mia vita. So che sembra un po' estremo da dire, ma è la verità. Io a volte mi chiedo, se fossi veramente sull'orlo di morire di fame, se mangerei mai quei cibi che sono nella lista nera per me, ok? Ci sono dei cibi che per sapore, per odore, per consistenza io non riesco a tollerare. Sarò sempre grata ai miei genitori perché non mi hanno mai forzata di mangiare cose che non volevo mangiare, ma anzi cercavano di nasconderle con qualche stratagemma, però hanno fatto sì che la mia salute sia sempre stata perfetta, e quindi non ho mai avuto problemi a causa dell'alimentazione che avevo o che ho. Ma è vero che sono estremamente restrittiva sul cibo, è una cosa che ho avuto da sempre. Tutti quelli che mi conoscono sanno i cibi che mangio e i cibi che non mangio, ed è una cosa molto molto tenera, perché quando qualcuno si ricorda, no, dei cibi che mangio, i cibi che non mangio, magari mi chiede prima di invitarmi eccetera, io lo apprezzo tantissimo perché si vede proprio l'affetto che hanno per me, quindi è una, appunto, una bellissima cosa. Però ho sempre avuto, ragazzi, io veramente so che non c'è tanta gente che ha questa cosa come me, ma se ci siete fatevi sentire nei commenti, perché nessuno che io conosca di persona ha questa stessa cosa che ho io. Ma è sempre stato molto problematico per me, specialmente quando ero più piccola, quando venivo invitata magari a casa delle mie amiche, dei compagni di scuola, così, e tipo io avevo il terrore che mi offrissero qualcosa da mangiare che io proprio non riesco a mangiare. E quando è successo mi sono sentita così in colpa, mi sono scusata talmente tante volte, perché io ci tengo a non essere maleducata, ma è sempre stato un problema, perché a volte capitava che naturalmente quello che mi veniva offerto a me non piacesse assolutamente, quindi cercavo veramente di scusarmi in tutti i modi per far capire che mi dispiacesse tantissimo se magari quella cosa la lasciavo di parte. Ed è una cosa che mi condiziona anche oggi in realtà, perché quando mi invitano, ad esempio, mi succede a volte di essere invitata in un ristorante in cui le portate e il menù sono già decise precedentemente, come ai matrimoni, ma succede in tante altre occasioni, e io in quelle occasioni finisco per
se mi va bene mangio, se non mi va bene finisco per non mangiare assolutamente nulla. Quindi quando so che sarà una cena di questo tipo, o quando mi invitano a casa persone che non mi conoscono, che quindi non conoscono i miei gusti, io mangio prima. Così poi, se anche non mi dovesse piacere tantissima roba, non soffro tutta la sera, perché l'ho imparato con l'esperienza. È meglio che io mangi qualcosina, così poi se non mi piace nulla almeno non muoio di fame. E tutto questo per dirvi anche che ho scoperto che questa cosa ha un nome e si chiama ARFID. Adesso, se vi interessa, potete andare su Google e vi cercate tutte quante le informazioni. Ma è a tutti gli effetti un disturbo del comportamento alimentare, anche se non ha nulla a che fare con l'immagine che ha, con l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, cioè non è basato su quello come gli altri disturbi del comportamento alimentare. Questo è semplicemente una cosa restrittiva per alcuni cibi, per consistenze, per sapori, per il colore, non lo so. Non so se mi interessa una diagnosi per quanto riguarda questo, perché appunto io non sono così tanto restrittiva come alcune persone di cui ho letto, che veramente mangiano solo 3 cibi in tutto, e appunto io per fortuna non sono così, ma è comunque una cosa che mi ha condizionato da sempre in qualche modo la vita, e mi fa come piacere sapere che questa cosa ha un nome, esiste e non sono solo io. Suppongo che adesso non porterai più nessun futuro partner, se ci sarà, alle Maldive. Allora, questa cosa mi fa troppo ridere, perché voi l'avete chiamata la maledizione delle Maldive. Cioè, se sono fidanzata e vado con questo fidanzato alle Maldive, irrimediabilmente, tempo 1-2 mesi, ci molliamo. È vera questa cosa, però io l'ho sempre vista in modo diverso da voi, vedete? Io l'ho sempre vista come le Maldive sono un posto talmente magico che io amo, cioè il mio posto preferito al mondo, sono un posto talmente magico che riescono a togliere dalla mia vita, a lanciare via dalla mia vita persone che non si meritano di starci nella mia vita. Vedetela in questa chiave qua, perché io la vedo così. Non c'è una persona che io pensi, cavolo, non dovevo andarci alle Maldive, perché veramente, cavolo, poi è successo. No, ho sempre pensato, meno male che è venuto fuori tutto, meno male. E quindi in un potenziale futuro io forse questa cosa la farei solo per vedere, perché se appunto entro 1-2 mesi ci molliamo, vuol dire che è così che doveva andare. Le Maldive mi hanno protetta, cosa dite? Sei una persona perfezionista, ordinata e molto ambiziosa. Allora, perfezionista, ti direi di sì, tendo molto ad essere perfezionista con me stessa, cerco sempre di, cioè pretendo sempre il massimo da me stessa. Sono molto ordinata, sì, anche questo è vero, lo sono sempre stata, e è una cosa che mi fa sentire bene, cioè se ho la casa in ordine, tornare a casa e sapere che la mia casetta è tutta in ordine, io posso rilassarmi, è proprio un feeling secondo me impagabile. O anche quando sono semplicemente a casa ed è tutta bella, pulita, profumata, in ordine, non lo so, ti fa sentire sereno. Poi io tengo tantissimo la mia casetta, che è proprio il mio posto, un posticino del cuore con i miei gattoni, e quindi mi piace arredarla, mi piace dedicarci attenzioni, quindi sì, sono molto ordinata. E penso che tu abbia ragione anche sul terzo punto, quando dici che sono molto ambiziosa. Forse perché vedo sempre tanto il potenziale degli altri, che è sia una condanna che una cosa bella, ma sono molto ambiziosa per me stessa, perché so quello di cui sono capace, ed è una cosa che vedo anche negli altri, perché riesco sempre a far capire agli altri quanto valgono quando loro magari non lo vedono, quando sono in un momento giù in cui non riescono a vedere quello di cui sono capaci. Io sono ben felice di ricordarglielo, questa è una cosa che mi piace molto, mi piace non solo tirare su me stessa ma anche gli altri. Poi, questa è una cosa che mi viene detta ogni giorno praticamente: penso che tu abbia una relazione segreta con Neil. No, non è così, io ve lo dico da anni ormai, ma voi non mi credete. Ma no, non è così, siamo semplicemente amici, non lo vedo neanche tanto perché lui abita in un'altra città. So che può essere difficile pensare che due ex possano essere amici senza che ci sia null'altro sotto, ma ti posso assicurare, vi posso assicurare che è così, perché io ne sono proprio la prova. E cioè, per farvi capire, mia mamma lo chiama tuo fratello Anil, ok? Cioè, per tutti è mio fratello, quindi
Vi posso assicurare che non c'è nessuna relazione segreta, so che ci shippate tantissimo, so che è una cosa che volete tantissimo che succeda, se succederà sicuramente ve lo dirò, ma vi prego non sperateci su questa cosa, perché sia io che Neil siamo andati ben oltre alla nostra storia e secondo me il rapporto che abbiamo adesso è molto più stretto di quello che avevamo quando stavamo assieme, specialmente nell'ultimo periodo in cui non andavamo assolutamente d'accordo e lasciarci era la cosa migliore. Ed entrambi sappiamo che non siamo l'anima gemella dell'altro, quindi questa è una cosa che noi abbiamo capito ma voi ancora no, però vi dico che comunque mi fa e ci fa ad entrambi molto piacere, perché giustamente, cioè, io penso un po' a quando guardavo Sandra e Raimondo in TV ed è ovvio che per me loro, cioè io capisco che voi vedendo nei video per così tanto tempo, cioè per voi noi siamo la coppia, come dite, il mio impero romano, quindi ci sta, è una cosa che mi fa molto piacere, anche perché significa che mi seguite da tantissimo e quindi, cioè, sono tutte cose positive, tutto dettato d'affetto, quindi mi fa piacere, metto i cuoricini, anche se mi scrivete torna con Neil, io vi metto comunque il cuoricino perché arriva da un bel posto di affetto e quindi mi fa piacere. Un po' più seria come supposizione, secondo me sei una persona che si chiude molto quando stai male, ti seguo da più di una decina d'anni, ti ringrazio tantissimo, non metterò i nomi perché tutte le vostre entry erano private, quindi resteranno private, ma ti ringrazio tantissimo. Allora, sì, è vero, sono una persona che si chiude molto. Quando sto male, mi sento di essere tipo un peso per gli altri, perché non voglio buttare giù il mood agli altri, e tendo tanto a chiudermi in me stessa. Però, allo stesso tempo, quando ho avuto dei momenti difficili nella mia vita, stare con me stessa io vi devo dire che mi ha aiutato tanto, forse perché sono una persona che sta bene da sola, cioè io non ho il bisogno di avere un'altra persona, cioè mi sento proprio bene da sola, la mia compagnia mi piace e quindi quando ho questi momenti nella vita tendo ad essere molto introspettiva, quindi mi guardo dentro, penso, a volte rimurgino, a volte invece arrivo a capire cose che magari prima non capivo, fermandomi un po' e parlando solo con me stessa. Quindi questa cosa vera penso faccia parte del mio carattere. Non è neanche una cosa su cui posso fare tantissimo, ma i miei amici lo sanno che quando non sto bene devono essere loro a spingersi un pochino, perché appunto io sono un po', appunto, tendo un po' ad isolarmi, cosa che molte volte mi fa bene, a volte non mi fa bene, quindi sono fortunata ad avere una rete di supporto che questa cosa la conosce di me e quindi sanno come bypassarla. Poi, sei una Swiftie, questa mi è piaciuta tantissimo, è assolutamente vero, io sono diventata una Swiftie di recente, mi è sempre piaciuta Taylor Swift, ma ultimamente, prima che finisse la parte europea del suo tour, mi sono vista tantissimi suoi show in diretta e ragazzi, io sono diventata, penso, cioè sfegatata, io adoro le sue canzoni, mi sono imparata tanti testi che prima non conoscevo semplicemente dalle sue live, dall'Eras Tour live. Sono convinta che per certi versi siamo molto simili, o almeno quello che mi viene detto online e quello che viene detto a lei, quindi mi rivedo tantissimo nei suoi testi, nelle sue idee, in com'è lei come persona. E quindi sì, sono decisamente una Swiftie. Peccato che io sia diventata una Swiftie troppo tardi, perché non sono potuta andare all'Eras Tour e quando mi sono resa conto che ci volevo andare i biglietti erano già tutti andati, benché andati. Quindi speriamo tutti assieme che torni presto in Italia, perché lì non mancherò. Allora, questa non so da dove arriva, ma ci sono talmente tante congetture campate in aria sul nulla che ogni tanto le vedo e dico: ma com'è che sei arrivata a questa conclusione? Cioè, come ti è venuto? E questa è una di queste. Allora, hai lasciato Tomas perché hai scoperto che ti tradiva con una tua follower. Allora, già non so da dove esca il fatto che io l'abbia lasciato perché mi tradiva, perché non è così, non è quello che è successo, no? Cioè, non potrebbe essere più lontana come, veramente come cosa, da quello che effettivamente era. Ma poi perché proprio con una follower? Cioè, io adoro, vi ricordate quel gioco che facevamo da piccoli quando ci dicevamo una cosa all'orecchio e poi quello che tu dicevi alla tua amica era completamente diverso da quello che poi diceva l'ultimo di tutta la serie? Ok,
questo è quello che io vedo e sperimento quando vedo questi commenti, perché già il fatto che si sia arrivato, il fatto che mi tradiva, che non è vero, non è proprio una cosa che è successa, ma addirittura con una mia follower, ma chi? Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero che il prossimo video sarà quello sui biscotti di Halloween, che voglio troppo fare, ma sto avendo delle difficoltà a trovare le glasse colorate, quindi vedremo, vedremo. Nel frattempo io vi mando un bacio gigante, non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.